Siamo al Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi e siamo alla tribuna referendaria. Siamo in compagnia di Marco Borgatti e di Fornaciari, che sono qui appunto in veste ufficiale, possiamo dire? Come organizzatore volontario della serata per sensibilizzare ovviamente sul tema del referendum del 17 aprile. Perché questo 17 aprile è una data molto inusuale per un referendum, visto che ci sono le amministrative a breve? Beh, tecnicamente parlando è un referendum quasi anomalo, è un insieme di prime volte, è un po' come, suona quasi come una battuta, è il referendum con la minor campagna elettorale della storia repubblicana. Perché c'è stato poco tempo appunto. Pochissimo tempo, poco più di un mese e tre settimane, ed è un impegno molto gravoso cercare di far votare la metà degli aventi diritto al voto più uno in così poco tempo, ma puntiamo a vincere questa sfida, perché come sai spesso le vittorie più difficili sono anche quelle dal sapore più dolce. È importante votare perché si deciderà questo 17 aprile, in maniera sintetica, riassumendo il discorso, se continuare con una politica energetica che punti sulle energie fossili e sullo sfruttare dei giacimenti poveri anche a livello quantitativo in Italia, danneggiando industrie turistiche, agricoltura, eccetera, oppure puntare su qualcosa di diverso e fermare questo. Qualcosa di diverso del tipo energie rinnovabili? Ovviamente, quello è il futuro. Le energie fossili sono energie a termine, quindi prima o poi dovremo fare i conti. Non esiste un giorno come per il digitale terrestre con uno switch off. Non ci sarà da un giorno all'altro il passaggio dalle energie fossili ad altre energie rinnovabili. Quindi, Fornaciari, qual è la posizione della tua parte politica riguardo appunto il referendum del 17 aprile? Sì, innanzitutto questa sera siamo qui non soltanto come parte politica ma come amministrazione comunale a partecipare ad un'importante iniziativa. La nostra amministrazione si è contraddistinta sin dall'inizio del suo mandato per la tutela dell'ambiente rispetto a questi grandi temi di cui si è discusso anche e soprattutto in Regione Abruzzo e per la costa abruzzese negli ultimi anni. Eravamo presenti al corteo di Lanciano, 50.000 persone, amministratori locali, attivisti, cittadini che dicevano no ad Ombrina Mare. Poi quella che è stata la procedura, che si è interrotta fortunatamente, ha fatto sì che Ombrina Mare non ci sia più, ma bisogna tenere alta la guardia rispetto al rischio che vi siano trivellazioni entro le 12 miglia marine. Ecco, al fianco dell'ambiente per quanto riguarda Ombrina Mare, ma per quanto riguarda il Borsacchio, anche lì eravate a favore dell'ambiente, chiamiamolo così? Se parliamo di riserva del Borsacchio, evidentemente sì, perché da quando c'è stata la sua istituzione, nel lontano ormai 2005, l'unica amministrazione comunale che ha dato seguito, ha dato attività concrete e tangibili per la riserva del Borsacchio è evidentemente l'amministrazione guidata dal sindaco Pavone. Quindi continua una politica ambientale a 360 gradi, i risultati ottenuti per la raccolta differenziata, un sogno per qualcuno, realtà concreta con la nostra amministrazione, l'avvio delle attività per la riserva del Borsacchio, l'imminente arrivo della pista ciclabile e questo grande ed importante sostegno a questa iniziativa referendaria. Vogliamo dare un messaggio insieme per questa iniziativa qui questa sera? Beh, sì, simbolicamente io e Fabrizio siamo sempre stati degli opposti, però credo che questa sera ci possiamo stringere la mano e chiedere di votare sì questo 17 aprile per il referendum cosiddetto Stop Trivelle. Sì, d'altronde lo ricordo, nel corteo a Lanciano eravamo presenti con il gonfalone a rappresentare l'intera città di Roseto e il sottoscritto indossava la fascia tricolore a rappresentare l'amministrazione della città. Mi sono incontrato con il cittadino attivista Marco Borgatti e da cui, con il quale ci ha accomunato in quel frangente una iniziativa, una battaglia importante per la tutela del nostro territorio, per la tutela del nostro mare. Quindi auspichiamo una grande partecipazione dei rosetani a questo referendum per votare sì. Qui alla tribuna referendaria a Roseto degli Abruzzi siamo con due candidati sindaci che vedranno scontrarsi a breve per le elezioni politiche, ma che questa sera sono qui a dibattere pacificamente, diciamo così, sull'argomento referendum no trib. Quindi diamo la parola a Di Girolamo, come mai qui questa sera e quale sarà la posizione da lei adottata in questa tribuna referendaria? Essere qui per raccogliere un invito di concittadini che si interessano per far votare sì
essere qui per sostenere le ragioni del sì, ancor più perché io sono in dissenso rispetto al mio partito e ritengo che a questo referendum bisogna votare sì, quindi volevo motivare le ragioni di questo dissenso rispetto alla posizione ufficiale del mio partito. Ecco, perché il suo partito per il no a questo referendum? Quali sono le motivazioni che potrebbero portare il partito a fare o comunque a non fare la campagna per il sì? Il Partito Democratico ha ritenuto che questo problema fosse superato da una recente innovazione legislativa che ha assolutamente vietato nuove concessioni nel limite delle 12 miglia. Tuttavia il partito ha lasciato in essere le concessioni già esistenti anche entro il limite delle 12 miglia. Io ritengo che questo sia pericoloso e che quindi anche questo aspetto vada riformato attraverso l'istituto referendario. E invece con la Ciancaglione vediamo come il suo partito sia favorevole al sì invece per quanto riguarda il referendum oppure al contrario come quello di Girolamo. Allora, noi innanzitutto siamo, buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori per aver costruito una serata di questo genere dove c'è una amplissima partecipazione e noi diciamo come coalizione di centrosinistra, che noi siamo una coalizione molto ampia, abbiamo come sappiamo 9 gruppi che compongono la coalizione Amoroseto, siamo usciti immediatamente con la nostra posizione chiara, inequivocabile, verso appunto il sì. Assolutamente verso il sì, appunto perché non siamo assolutamente d'accordo sulle trivellazioni e non siamo d'accordo sulle trivellazioni neppure appunto per quella parte residuale che la norma ancora consente, anzi noi vorremmo che forse si facesse ancora qualcos'altro anche a livello, come dire, estendendolo un pochino a livello europeo, perché vorremmo che in qualche modo si intervenisse sull'intera situazione, non soltanto all'interno delle nostre coste. Quindi siamo molto molto convinti, fortemente convinti di questo sì. Quindi possiamo dire che fra questi due candidati sindaci un punto in comune c'è? Almeno sono più i punti di convergenza oggettivamente, non è solo questo, che siamo entrambi di estrazione di sinistra, è notorio. Assolutamente sì, certo, ma poi non è che, ma credo che ci siano anche con altri candidati sindaci, non credo che su tante cose magari la convergenza è una cosa abbastanza naturale, non è che non siamo extraterrestri. Ci sarà qualcuno che dirà io sono per il no a questa tribuna referendaria? Mi è stato detto di sì dall'organizzazione ed era anche dovuto per par condicio, mi pare. Quindi ci sarà. Quindi. Anche perché credo che a livello nazionale i partiti siano un pochino, come dire, non hanno una linea molto chiara anche sì. A livello di centrodestra, quindi sì. Vedremo stasera, sentiremo. E non sarà una posizione facile quella di chi appunto sosterrà il no al referendum, perché qui vediamo che sono molti attivisti e la maggior parte anche di coloro che faranno gli interventi sono per il sì al referendum. Purtroppo io credo che c'è a favore di chi sostiene il no la disaffezione della gente verso l'istituto referendario, questo è il problema di questo referendum, l'astensione. L'avremmo potuto evitare forse l'astensione se avessimo scelto la via dell'election day, anche se sappiamo che la normativa non prevede questo obbligo, però sarebbe stato sicuramente cosa buona e giusta e sicuramente rispettosa del principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica fare un'elezione unica con le amministrative. Avremmo risparmiato tanti soldi e forse avremmo raggiunto il quorum. Vediamo se riusciamo a trovare un altro punto in comune. Siete concordi con il fatto che il governo abbia messo in atto una mossa, diciamo, gobba per appunto non portare a votare l'elettorato, comunque il popolo italiano, mettendo il referendum il 17 aprile a ridosso delle amministrative che ci sono in tanti comuni italiani? Guardi, io sto a quello che ha dichiarato Angelino Alfano, il ministro dell'Interno, che ha detto che c'erano delle motivazioni tecniche assolutamente insormontabili. È possibile che sia così, non credo che il governo abbia voluto fare un atto di sabotaggio, ecco, non credo. Lei sta citando Alfano, vabbè, comunque non c'è bisogno di ricordare che lei è candidato con il PD, giusto? Ma Angelino Alfano è un alleato del PD, quindi non è che sto citando un alieno. Io sul punto mi sono espressa prima, chiaramente non credo che la mossa sia stata giusta. Quali sono le ragioni? Sì, probabilmente saranno proprio queste, cioè quella di in qualche modo di portare, di non arrivare al quorum e quindi di vanificare questo referendum, però credo che questo non sia una cosa
corretta da fare. Non credo che sia stata una buona scelta, l'ho detto appunto. E invece per Di Giro la Monoa ci sono stati dei tempi tecnici, per cui delle ragioni tecniche che il ministro dell'Interno ha analiticamente indicato, per cui era impossibile unire le due consultazioni. Anche se è una coincidenza abbastanza particolare, insomma. Questo è chiaramente, come sempre in politica, è suscettibile poi di diverse interpretazioni, naturalmente. Allora, ultima domanda, cosa ci aspettiamo da questa campagna elettorale che sta arrivando per le elezioni a Roseto? Beh, sì, ci aspettiamo sicuramente una ventata di cambiamento. Io credo che Roseto abbia bisogno di voltare pagina. Gli ultimi 5 anni sono stati, a mio avviso, devastanti per Roseto, per il territorio, per la popolazione rosetana. Ecco, però questa è una cosa che anche si dice, si è detta alle elezioni precedenti e si è detta anche a quelle prima. Guardi, questo si dice forse sempre, ma io lo dico questa volta con molta molta convinzione, perché effettivamente c'è bisogno di ridare un ampio respiro a questa città, perché è stata in questi ultimi anni, appunto, è rimasta un po' costipata all'interno di certe logiche che assolutamente non sono condivisibili a tutti i livelli. Vedremo durante la campagna elettorale quali sono questi livelli, quali sono gli argomenti e quali sono le attività che andremo a fare. Speriamo anche di vederne qualcuno stasera, magari. Stasera l'argomento è diverso, però, ma senz'altro non ci sottraiamo, non mi sottraggo. Invece per Di Girolamo cosa c'è da aspettarsi per questa campagna elettorale? Ma io vedo già un confronto molto vivace di idee e penso che Roseto ne guadagnerà. Tutti i candidati porteranno le loro proposte. Se si rimarrà nell'ambito di un confronto leale e corretto, io credo che la città ne guadagnerà. Ci possono essere dei casi in cui sia scorretto? In quali casi potrebbe essere scorretto? La campagna elettorale è scorretta ogni qualvolta non c'è un confronto di idee, ma si scivola sul piano personale. Ecco la scorrettezza che cos'è. La campagna elettorale è un confronto fra idee diverse, che farà una piattaforma programmatica diversa che si propone ai cittadini. Finché si parla di quella piattaforma programmatica si è nella correttezza. Quando si va sul personale non si è più nella correttezza. I toni quindi possono essere senz'altro accesi, ma accesi rispetto appunto agli argomenti, ai programmi, ai progetti che si intendono inserire nei nostri programmi e portare poi avanti durante il corso dell'amministrazione attiva. Adesso siamo qui con il candidato del Movimento 5 Stelle. Allora, il Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda il referendum no-TRIV, mi pare di capire sia favorevole al sì. Sì, noi voteremo sì, questa è l'indicazione del nostro movimento a livello nazionale, quindi ci limiteremo a questo fatto. Per quanto riguarda il livello locale è molto importante la decisione che si andrà a prendere appunto qui nell'ambito locale, perché noi siamo sulla costa adriatica e comunque le trivelle andranno all'interno del raggio di 16 miglia che c'è fra la nostra costa e appunto le trivelle. Ma noi riteniamo sempre necessario e opportuno informare il cittadino, diamo un'indicazione, poi normalmente quando il cittadino è informato attentamente di quello che è il problema, il quesito che gli viene posto, è indubbio che sarà più libero di decidere con la propria coscienza. Ecco, in poche parole, come dobbiamo informare i cittadini? Ma io stasera non so, sono stati chiamati dei tecnici, c'è anche un professore di diritto costituzionale, quindi probabilmente le sfaccettature che verranno analizzate sono varie. Probabilmente verranno messi in mostra quelli che sono i pro e che sono i contro, poi chiaramente ognuno si farà la propria opinione. Potrebbero esserci degli accordi per quanto riguarda amministrazione o comunque coordinamento nazionale di determinati partiti e appunto le grandi imprese che andranno a compiere questo lavoro di trivellazione? Beh, il discorso qui è che il referendum è stato istituito soltanto, che dovrebbe essere abrogativo qualora passassero i sì, è stato istituito soltanto perché si deve decidere, cioè il cittadino deve decidere se di fatti devono continuare le imprese che hanno già le trivellazioni. Invece per le nuove trivellazioni la legge lo vieta, quindi è soltanto una questione di tempistica per quelle già esistenti. E quali saranno appunto le tematiche che andrà a portare contro solo Pavone, perché credo ci sia solo Pavone che andrà per il no? Beh, chiaramente stasera vedremo anche le domande che ci verranno formulate, noi siamo pronti a rispondere e anche a fornire delle indicazioni per come il Movimento 5 Stelle di Roseto intende agire. Ultima domanda, la data del 17 aprile è una data molto particolare, è a ridosso delle elezioni amministrative.
amministrative che ci sono in molti comuni italiani. Potrebbe essere definita una mossa gobba del governo questa qui per non portare la gente a votare? Ma personalmente penso che il motivo sia un altro, più una questione di interessi economici, di evidenti lobby che sono, come dire, nascoste dietro a personaggi politici. La mia personale idea.